Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Let's Play di FIFA 19. In questa puntata batteremo la Juve, questa volta nella finale della Supercoppa Nazionale. Il punteggio ideale è 2-0. Christoph Piątek, il nostro pistolero, ha fatto la tripletta, quindi è stato un grande nell'ultimissima partita, specie nella finale del Trofeo delle Stelle Europee, vinta dal Milan. Allegria! Questa volta annientiamo i bianconeri nella finale della Supercoppa Nazionale. Quindi la batteremo fino a vincere la Supercoppa Nazionale. La Supercoppa Nazionale sarà nostra! Io, con questa puntata del Let's Play di FIFA 19, chiuderei momentaneamente la serie. Pertanto, si è trattato solamente di una sorta di miniserie del Let's Play del videogioco di simulazione calcistica, ovvero FIFA 19. Questo videogioco, non so come dire, ma è splendido. Ora passiamo alla battuta del calcio d'inizio. Rieccoci finalmente qua. Il calcio d'inizio, sfortunatamente, lo batte quello schifo della Juve. Io non ho nessuna intenzione di offendere chi ti fa Juve, a parte al fatto che come squadra la Juve non mi piace tanto. Non mi piace tanto perché la Juve ruba le partite. Sto parlando di cosa fa nella vita reale più che nella simulazione calcistica. A posto, ci siamo rubati il pallone. Anzi, l'abbiamo recuperato, ma prima cosa l'abbiamo intercettato. Proviamo a segnare. 3-2-1. Ai 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 ai. Purtroppo sti bianconeri ci hanno fregati il pallone. Adesso l'abbiamo recuperato. Tentativo. Alto tentativo fallito. Mannaggia. E meno male che ci siamo guadagnati la rimessa laterale. Ma purtroppo di nuovo palla persa. Quindi dobbiamo intercettare il pallone e poi recuperarlo. Perfetto, altro tentativo fatto, ma questa volta non c'è stato nulla da fare. Dobbiamo intercettare il pallone, altrimenti niente. Se la Juve tenta di segnare, il nostro portiere dirà di no. Speriamo. Ai 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 ai, fuori gioco, fuori gioco. Prossima volta faremo più attenzione. Intercettiamo il pallone. È ora di difendere la nostra porta dalla Juve. Cerchiamo di respingere il tentativo di segnare. Anzi, la Juve non ha segnato, per fortuna. Pallone di nuovo perso. Questa volta ci siamo guadagnati un bel calcio di punizione. Pallone di nuovo rosso-nero, finalmente. Stavolta cercheremo di tenerlo lontano dalla squadra ospite. Proviamo a segnare. Niente da fare. Ho tagliato la parte dell'avviso della conclusione del trasferimento di Paul Pogba. Tanto non ci interessa. A noi interessa la vittoria della finale della Supercoppa Nazionale. Intercettiamo il pallone e voilà, pallone recuperato. Proviamo nuovamente a segnare, anzi ad allontanarci dalla squadra avversaria. Proviamo a passare il pallone, proviamo a riprendercelo. Pronti? No, niente. Pallone di nuovo nelle mani bianconere.
dobbiamo intercettare il pallone. A posto, pallone già recuperato. Stavolta proviamo a segnare e niente, altro tentativo fallito. Manca poco alla fine del primo tempo. Proviamo di nuovo a recuperare il pallone. Facciamo di tutto per fare una bella partita, ovviamente per vincerla. Abbiamo guadagnato una rimessa laterale, finalmente, questo ci voleva proprio. Proviamo a segnare, 3-2-1 e andiamo! Abbiamo finalmente segnato senza problemi. L'ex giocatore della Lazio, Lucas Biglia, è riuscito a trovare un gol e non ha avuto problemi. È riuscito a tenere il pallone lontano dai bianconeri. Ottime notizie, il punteggio si è sbloccato, quindi 1-0. Manca pochissimo alla fine dei primi 45 minuti, quindi dobbiamo difendere il vantaggio. L'arbitro sta per mettere in bocca il suo fischietto, quindi fischio imminente. Per questo primo tempo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al secondo tempo della partita tra Juve e Milan. Restate sintonizzati, non mancate. Ciao a tutti! She hit me with the Jackie Chan. Ah, sweet, sweet, swash, swash. I hit her with the yes, I can.